Dopo aver raccontato praticamente per tutto l'anno la stagione clamorosa di questo Bologna, anche da tifoso esterno, in quanto non tifo Bologna, ma comunque la storia di questa stagione del Bologna è stata talmente appassionante che anche qualsiasi tifoso di calcio probabilmente ad un certo punto si è messo a tifare Bologna per far sì che questa squadra potesse arrivare ad un obiettivo incredibile, che era quello della Champions League. Alla fine questa squadra, con la vittoria di ieri dell'Atalanta contro la Roma, è riuscita a raggiungere questo traguardo, che è un traguardo storico, visto che il Bologna non riusciva ad arrivare in Champions da circa 60 anni. Ed è un traguardo costruito grazie alle idee, grazie alla rosa, grazie ad una a delle intuizioni anche della società che hanno fatto sì che questa squadra potesse raggiungere un obiettivo incredibile e storico. Bella a tutti ragazzi da Frantuf. Prima di guardare il video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, commentare e condividere il video per supportare il canale. Vi ringrazio in anticipo. Il Bologna quindi con la vittoria, come detto, dell'Atalanta ieri contro la Roma raggiunge la matematica qualificazione alla prossima Champions League e una qualificazione storica, come detto, per il Bologna, arrivata però dopo un campionato giocato alla stragrande da parte dei giocatori di Thiago Motta, che hanno fatto un campionato praticamente al massimo livello a cui poteva arrivare questa squadra. Il Bologna sicuramente non era neanche forse tra le favorite per arrivare, forse neanche in Europa. Figuriamoci raggiungere sulla carta quelli che all'inizio erano i primi quattro posti, perché poi il quinto è scattato solamente durante la stagione. In questo momento il Bologna è addirittura terzo in classifica, ha scavalcato ieri con la Juventus, anche se a pari punti, e la prossima ci sarà proprio Bologna-Juventus per capire chi alla fine finirà al terzo posto in classifica. Bologna che ha fatto un qualcosa che non può non essere sottolineato e non può non essere ricordato da parte dei tifosi del Bologna, perché questa qualificazione come è arrivata? Arrivata in una stagione in cui Bologna, come detto, non aveva alcuna, diciamo, aspirazione ad arrivare in Champions League, perché bisogna dirlo, probabilmente neanche il tifoso più accanito e più magari positivo poteva immaginare un Bologna addirittura alle porte della penultima giornata, addirittura al terzo posto in classifica e con la qualificazione in Champions già in tasca con 2 giornate in anticipo. Probabilmente neanche il più positivo poteva immaginarsi uno scenario del genere. Però obiettivamente con il passare del tempo, con il passare delle giornate, il Bologna ha iniziato a crederci sul serio, dopo un inizio magari anche un po' a rallenti, visto comunque che il Bologna non è partito fortissimo in questo campionato. Nelle prime tre, se non mi sbaglio, ha collezionato 4 punti con una sconfitta col Milan al pareggio con la Juventus, ma poi ha avuto comunque qualche rallentamento con il Bologna che non riusciva a segnare. Se ricordate, ha fatto 3-0-0 di fila. Comunque a dimostrazione che la fase difensiva del Bologna quest'anno è stato un fattore importante. Infatti, se andiamo a vedere, il Bologna ha una delle difese migliori del campionato e non è assolutamente un caso. Poi, con il passare del tempo, comunque il Bologna ha iniziato a vincere delle partite importanti, ha iniziato a fare dei risultati molto importanti, come il pareggio contro l'Inter dopo essere stata sotto per 2-0 dopo pochi minuti, come la vittoria contro la Lazio, l'ottima prestazione anche in Coppa Italia, la vittoria contro l'Inter, il passaggio del turno, la vittoria contro l'Atalanta, contro la Roma nel giro di poche settimane. Quindi il Bologna ha iniziato pian piano ad ingranare e pian piano, ovviamente, anche i sostenitori e quelli che a un certo punto hanno iniziato a credere in questo Bologna. Io per primo ho iniziato dopo un po' di tempo a fare anche i video proprio su questa squadra, perché a un certo punto vedevo che questo Bologna poteva tranquillamente e poteva davvero fare qualcosa di importantissimo, perché il gioco che stava mettendo in campo Thiago Motta era un gioco brillante, che faceva vedere comunque un bel calcio molto propositivo, molto veloce e molto anche bello da vedere. E ad un certo punto è stato quasi d'obbligo iniziare a fare video anche sul Bologna. E non nascondo che sono stati anche video divertenti con vari anche scambi di opinione anche con tifosi del Bologna e tifosi anche avversari comunque. Il Bologna dopo il Milan ha iniziato ha fatto quelle 5-6 vittorie di fila in cui ha dato una vera e propria svolta al suo campionato. Dopo il pareggio con il Milan sono arrivate 5 vittorie consecutive.
6 vittorie consecutive, poi intervallate dalla sconfitta con l'Inter per poi riprendere comunque con altre 2 vittorie consecutive. Quindi in queste 9 giornate il Bologna ne ha vinte 8 ed è lì che è stata obiettivamente c'è stato il cambio di direzione proprio di questa stagione del Bologna, che è andata dalla direzione di una squadra che poteva tranquillamente finire magari a metà classifica ad una che invece è finita che finirà con la qualificazione in Champions League. Il Bologna sicuramente approfitta anche di una quota Champions un po' più bassa rispetto al solito, perché se andiamo a pensare che l'anno scorso la quinta in classifica, se non vado errato, ha fatto 70, 72, 70 punti, la quinta in classifica l'anno scorso, perché l'anno scorso il Milan sulla carta arrivò quinto con 70 punti. Quest'anno il Bologna non c'è ancora arrivato a 70 punti, potrebbe tranquillamente arrivarci, non è questo il caso, ma il fatto è che il fatto principale è che già a 67 punti è arrivata la sicurezza del quinto posto in classifica. Questo fa capire di un campionato molto più stretto, diciamo, nella parte centrale, con tante squadre ad un certo punto che erano immischiate nella corsa Champions League. A un certo punto vi ricorderete c'erano Juventus e Inter un po' più staccate, con la Juventus che poi ha fatto un crollo verticale, e tutte le altre più o meno dal Bologna, Milan e in giù, fino forse alla Fiorentina e al Napoli che erano al settimo, ottavo posto, forse anche nono. Si giocavano praticamente tutto nel giro di pochissimi punti e il Bologna è stato capace proprio in quel momento della stagione di dare un colpo secco al campionato ed è lì che quel colpo secco al campionato ha dato obiettivamente un qualcosa in più al Bologna. Quelle 9 partite in cui sono arrivate 8 vittorie e quella sconfitta sicuramente bruciante, perché contro l'Inter poteva tranquillamente anche arrivare un risultato più positivo, perché ricordo perfettamente che il pareggio il Bologna poteva arrivare tranquillamente anche al pareggio la squadra di Thiago Motta, però non fu diciamo molto precisa sotto porta. Poi a un certo punto anche giustamente forse il Bologna ha avuto un calo dal punto di vista fisico. Ed è un calo ovviamente che però non si è visto nelle partite importanti. Un Bologna che ha avuto, come mi scriveva anche uno di voi ultimamente, il Bologna ha giocato molto meglio contro le squadre che ti davano molto spazio di manovra. Ed è un qualcosa di anche normale, perché con il Bologna che comunque gioca un calcio molto veloce e molto rapido, con il ribaltamento di fronte, il Bologna ha fatto tanto in questa stagione, ma ha fatto tanto anche con la velocità delle proprie giocate, la velocità di manovra. Contro magari squadre che ti davano un po' più di spazio di manovra, come è successo contro la Roma, contro cui il Bologna ha fatto 6 punti in campionato, come è successo contro l'Atalanta, contro cui il Bologna ha fatto 6 punti in campionato, come è successo contro il Napoli, nel ritorno soprattutto. Comunque il Bologna ha fatto 4 punti contro il Napoli. Non sono dei dati comunque da buttare via e non sono dei dati comunque da prendere sotto gamba, perché il Bologna comunque ha costruito la qualificazione in Champions anche e soprattutto negli scontri diretti. Poi io credo che comunque per arrivare ad un certo punto a questo livello e a questi punteggi in campionato servono soprattutto le vittorie e anche magari qualche pareggino contro le squadre magari di bassa classifica, perché poi è lì che si costruiscono i punti importanti, andando a vincere contro le squadre che finiranno in bassa classifica. E il Bologna comunque quest'anno ha dimostrato di essere una squadra tosta, che non ha mai mollato a prescindere dalla situazione, non ha praticamente mai perso. Ha perso solamente 5 partite in questo campionato, sono un numero davvero esiguo di partite perse in questo campionato, ne ha pareggiate tante, ma pareggiate soprattutto per magari una mancanza di comunque cinicità lì davanti, dovuta anche ad una rosa non perfetta, ma comunque che ha fatto qualcosa di incredibile, perché se poi andiamo a vedere i numeri di questo Bologna sono 51 i gol fatti, più della Juventus, ma soprattutto sono 27 i gol subiti ed è la seconda miglior difesa del campionato dopo l'Inter. Questo è un dato comunque che certifica una difesa, ma soprattutto una fase difensiva gestita praticamente alla perfezione da Thiago Motta, gestita praticamente alla perfezione comunque non solo da Thiago Motta, ma anche dagli interpreti. Perché bisogna dare comunque atto che la difesa del Bologna quest'anno è stata praticamente impenetrabile.
ha subito davvero pochissimi gol e quando li ha subiti a volte sono stati anche inutili. Magari andiamo a pensare al gol subito contro la Roma, ai due gol subiti contro il Sassuolo. Sono comunque dei gol che alla fine hanno portato comunque dei gol, delle vittorie al Bologna. Obiettivamente non poteva raggiungere un qualcosa di più, questo sicuramente è stato il massimo che poteva raggiungere questa formazione, ha fatto qualcosa di incredibile. L'anno prossimo il Bologna cosa deve fare? Deve ripartire ovviamente da dei punti cardini, deve rimanere comunque con la propria mentalità, la propria ideologia di gioco e deve rimanere, bisogna vedere anche poi quali saranno le conferme, poi ne parleremo durante l'estate con i vari video per quanto riguarda il calciomercato, perché ovviamente poi a questo punto il Bologna dovrà cercare di fare un mercato da Champions, perché l'anno prossimo deve obiettivamente onorare la più grande competizione europea e dovrà farlo al massimo, sono sicuro che lo farà al massimo. Quindi complimentissimi al Bologna che raggiunge una qualificazione in Champions assolutamente insperata, ma alla fine strameritata per quello che ha dimostrato in campo per tutta la stagione. Fatemi sapere nei commenti secondo voi dove potrà arrivare il Bologna l'anno prossimo, se si confermerà secondo voi a questi livelli oppure avrà un calo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, commentare, condividere il video e andare in descrizione c'è il canale TikTok dove ci saranno tutti i video per quanto riguarda la storia della Serie A, notizie di calciomercato, consigli su Fantacalcio e tanti altri video sempre riguardanti il mondo dello sport. Noi ci vediamo con un prossimo video, bella!